questa sera qui a Rimini si tiene il terzo trofeo Artrof. Questa bella competizione ormai è alla terza edizione, vuol dire che il pugilato è in salute qui dalle nostre parti. Sì, devo dire la verità, non mi aspettavo tanto pubblico, anche perché la giornata di settembre non richiama, diciamo, un turismo particolare, però vedo che dalle zone locali, avendo coinvolto delle società del posto, abbiamo avuto un bel richiamo. Abbiamo puntato sui giovani, l'avevo detto già la volta scorsa, e quindi siamo felicissimi. Poi è venuto l'assessore, lo sport di Rimini, Moreno Maresi, mi ha fatto molto piacere. E niente, questo è anche un segno di gratitudine dell'amministrazione comunale nei nostri confronti, che è il terzo memorial che stiamo organizzando. Con il lavoro che state facendo e con i vostri sostenitori, che non sono pochi, devo dire, qui a Rimini, che sta riqualificando un territorio grazie anche a questi tornei che riescono ad attirare tantissimi ragazzi. Sì, abbiamo scelto anche questo luogo da tempo, questo è il terzo anno, perché questo era un luogo, l'altro vicino alla stazione, dove era frequentato da persone, diciamo, poco attendibili, usiamo questo termine. Quindi abbiamo riqualificato una zona con lo sport, per dare la possibilità non solo di farci vedere, ma anche a chi si avvicina a questo tipo di manifestazione. Prima mi ha contattato un ragazzo di colore, ha visto l'evento, dice: io vorrei fare sport, abita in Gia Marina, gli ho dato il mio indirizzo, il mio telefono, e magari prossimamente lo vedrò in palestra. Ecco, e invece sul lato, diciamo, più tecnico, come sta andando la competizione? Ma i match sono stati tutti interessanti, molto belli dal punto di vista tecnico, equilibrati sia una parte che dall'altra, a parte il quarto match che il pugile è stato tirato via dall'allenatore con questo verdetto, si chiama sospensione cautelare, e per il resto vedo un'ottima partecipazione tecnica, bei pugili allenati, preparati bene sui tre round, e quindi credo che questi siano dei ragazzi che avranno un futuro. E qui vicino a me il presidente della sezione pugilistica di Sant'Arcangelo di Romagna. Presidente, è una bellissima serata, ormai la terza edizione, e voi avete partecipato anche con un pugile, se non sbaglio. Sì, ancora deve combattere il ragazzo, e purtroppo organizzando questa riunione abbiamo solo un nostro pugile, perché altri sono infortunati, qualcuno è fuori. Però è un piacere poter organizzare queste riunioni solo per il fatto che è venuta su una squadra da Brindisi, delle Fiamme Oro, ragazzi giovani e ragazzi romani che in giornata vengono e vanno a fare degli incontri che veramente sono qualcosa di particolare. Per noi venire a combattere qua è un vero piacere, specialmente con ragazzini anche di 13-15 anni che sono alle prime armi, è veramente un piacere. Terzo trofeo Artrof, all'inizio sembrava un gioco, invece continuato e con tanto successo. Assolutamente sì, questo è il terzo anno consecutivo che abbiamo organizzato il gran torneo Artrof assieme quest'anno al maestro Tiziano Scarpellini, e devo dire anche alla vicinanza del comune di Rimini, che è sempre presente a queste iniziative e ci sostiene. Motivo nostro di orgoglio per quella bella riuscita della serata. Prova ulteriore per l'appuntamento del prossimo anno per il quarto torneo Artrof. Grazie a tutti della partecipazione e dell'adesione.